Ciao, sono Rita, la vostra insegnante di Visual Food. Voglio proporvi un simpaticissimo piatto di carnevale, perfetto ad esempio per una festa per bambini. Gli ingredienti sono pochi e semplici. Pasta sfoglia, pomodorini tipo ciliegino, formaggio tipo Emmental, un uovo, peperoni rossi, olive nere denocciolate e mozzarelline. Gli strumenti necessari sono uno spelucchino o un coltello ben affilato, un coltello triangolare, un taglia julienne, un parisienne da 22 mm di diametro, un pennello di silicone e della carta da forno per la cottura. Stendete il rotolo di pasta sfoglia e con il coltello disegnate la forma del viso. Il viso è piuttosto tondo, solo all'altezza delle tempie si allarga un pochino perché qui andremo a mettere i riccioli di formaggio. Spennellate tutto il viso con dell'uovo sbattuto. Tagliate due fettine delle mozzarelline e sistematele ad altezza occhi. All'interno, a mezz'asta, mettete due fettine ricavate da uno spicchio di oliva nera. Sopra ogni occhio sistemate altri tre spicchi di olive per delineare le sopracciglia. Come naso useremo un pomodorino ciliegino. Per evitare che la pellicina si spacchi durante la cottura, praticate uno o due taglietti alla base del pomodorino. Ritagliate dal peperone rosso una forma a U molto aperta e incidete nel mezzo un solco con il coltello triangolare. Ricordatevi di eliminare eventualmente i filamenti nella parte sottostante del peperone. Tagliate da un altro pomodorino due fettine nella parte esterna e tonda e posizionatele all'altezza delle guance. Comincia a prendere forma il nostro pagliaccio? A questo punto mancano solo i capelli. Con il taglia julienne affettate dei fili di formaggio e posizionateli nelle parti sporgenti sopra la sfoglia. Infornate il pagliaccio Pietro in forno già caldo a 200 gradi per 10 minuti e state un po' a vedere cosa succede. Il nostro pagliaccio è pronto! Se vi è piaciuto vi invito a guardare anche il video del pirata e del pagliaccio Arlecchino sempre su questo canale. Ci vediamo presto allora!